Agnese, ci racconti cosa succede alle nostre spalle? Sì, allora il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 11.20 il Circolo Canottieri Artigia in collaborazione con la farmacia Valvo e due associazioni di volontariato siracusano abbiamo istituito un corso di nuoto per ragazzi che sono sbarcati con i barconi appunto dall'Africa in collaborazione con appunto la farmacia ci proponiamo di fare questo corso che permette ai ragazzi di non avere più il trauma, di superare il trauma e la paura dell'acqua che naturalmente hanno dopo l'esperienza che hanno vissuto speriamo di poterli mettere a loro agio. Com'è stato il primo contatto con l'elemento acqua? I ragazzi hanno preso la cosa molto positivamente, infatti come possiamo vedere si stanno abbastanza divertendo e nello stesso tempo stiamo cercando di insegnargli le basi natatorie. Che età hanno? Allora, i ragazzi hanno età dai 15 ai 19 anni e sono tutti quanti senza famiglia, sono arrivati qui soli, per cui comunque non attraversano un momento facile della loro vita. Speriamo di poterli mettere a loro agio.